Melilli, il Consiglio Comunale approva il bilancio di previsione 2022, primo comune in Sicilia. Oggi il Consiglio Comunale ha approvato il bilancio di previsione 2022, lo afferma con soddisfazione il sindaco di Melilli Giuseppe Carta. Si è concluso l'iter, dopo l'approvazione in giunta avvenuta il 17 dicembre, del bilancio di previsione il pluriennale 2022-2024. Un bilancio snello, afferma il sindaco Carta, ma solido, con un impianto equilibrato e volto agli investimenti sul territorio. Abbiamo lavorato celermente per diversi mesi per approvare il piano Tari, piano delle nuove opere e DUP, atti propedeutici all'approvazione del bilancio. Un allineamento tra entrate e uscite che fotografa lo stato di buona salute del bilancio comunale. Allineamento che ci mette anno dopo anno a dura prova a causa dei trasferimenti sempre minori dallo Stato e dalla Regione e la crisi del sistema Sicilia che ci vede in prima linea come ANCI nella richiesta al Governo di formalizzare un intervento normativo a valere sull'anno in corso e sul prossimo triennio per evitare il collasso dei comuni siciliani. Sono state analizzate tutte le voci tributarie per una sempre maggiore corrispondenza tra previsioni e flussi di entrata. La quadratura del bilancio, afferma Carta, tiene conto anche del recupero dell'evasione e della elusione tributaria, ma senza aggredire i contribuenti, anzi incoraggiandoli attraverso provvedimenti innovativi, alcuni dei quali già messi in campo. Molte le nuove opere previste sia dal punto di vista infrastrutturale che viario, con una sempre più attenta azione di pedonalizzazione dei centri storici. Tra le più importanti il rifacimento di via Eblea, la realizzazione di via urbanistica, la riqualificazione di piazza Risorgimento a Villa Smundo e la riqualificazione strategica di via Garrone. Investimenti sulla cultura e sull'accoglienza nell'obiettivo di puntare sempre più al turismo di qualità e alla conoscenza delle nostre eccellenze architettoniche, monumentali e enogastronomiche. Piena soddisfazione per essere riusciti anche per tutto il 2022 a garantire i servizi ai cittadini, non solo quelli essenziali come ASACOM, ma anche quelli del trasporto urbano, refezione scolastica e aiuto alle fasce più deboli. Soddisfazione per aver mantenuto basso il prelievo fiscale che non subisce modifiche. Sostegno allo sport e alle associazioni sportive grazie agli interventi in fase di ultimazione e su nuove azioni volte ad avvicinare sempre più giovani alla competizione sana e virtuosa. Investimenti volti alla qualità della vita e alla salute dei cittadini che punta all'ambiente e alla sostenibilità. Piena soddisfazione, conclude il sindaco Carta, dunque, per essere stati capaci di lavorare in maniera virtuosa grazie al contributo degli assessori, del personale dirigente, del servizio finanziario e della dottoressa Enza Marchica, segretaria generale del nostro comune, grazie ai quali siamo riusciti ad approvare in tempi record il bilancio 2022. Mi preme ringraziare a nome dell'amministrazione il lavoro prezioso e celere dei revisori contabili che hanno consentito di raggiungere questo brillante risultato.